Che faccio? Parto io o parti tu? Io sono già in ritardo, fratello. I roam. There we go. Mi stai fermo allineato, per favore, grazie. Via manetta. Signore e signori, ben ritrovati su Microsoft Flight Simulator 2020. Siamo all'aeroporto di Roma Fiumicino e per la prima volta nel nostro canale stiamo facendo un volo sulla ITAR Airways. Siamo su A Pilot's Life. Di recente sapete che abbiamo firmato il contratto proprio con la nostra compagnia di bandiera. Già ho fatto i primi due voli perché abbiamo firmato per 5 ore almeno di volo a settimana. Sono stati voli abbastanza brevi. Vi faccio vedere un attimino la situazione. Noi siamo a Roma e oggi andremo a Catania, quindi andremo a casa mia, ragazzi, sì, per accorto, e quindi non ci possiamo assolutamente esimere. Vi faccio vedere come sono andati i primi due voli che non ho di cui non ho fatto il video. Abbiamo fatto Düsseldorf Milano Linate, dove abbiamo preso un bel 100, e poi abbiamo fatto Bari-Roma, dove abbiamo preso un altro bel 100. Finora stiamo andando alla grandissima. Oggi, per l'appunto, volo schedulato, abbiamo Roma-Catania. Roma-Catania che abbiamo scelto di fare dalle 18.30 alle 19.45. C'è il volo durante la giornata che va dalle 18.30 alle 19.45, così magari forse vediamo qualche luce bella del tramonto che ci potrebbe sicuramente far piacere. Siamo in fase di preparazione, vedete attorno a noi l'aereporto è stracolmo di aerei eccetera eccetera, perché ho appena inserito FSTL e quindi, signori, abbiamo una bella situazione. Vi faccio vedere adesso nel dettaglio il nostro volo di oggi. Nel frattempo siamo all'interno del cockpit, dove ho già attivato i circuiti, stiamo caricando il carburante, stiamo quindi facendo rifornimento, e quindi tra poco vedremo anche i passeggeri iniziare a salire a bordo. Nel frattempo l'aereo è già acceso ed avviato e quindi sta facendo le sue varie operazioni. Allora, sono 157 passeggeri previsti oggi. Abbiamo un carburante previsto di 6 tonnellate e 100. Partiremo dalla runway 25, ok? E atterreremo ILS runway 08 in quel di Catania. Quindi posteggeremo, ragazzi, l'Etna. Sarà un bel vedere davvero. Oggi, tra le altre cose, voliamo offline perché è sabato pomeriggio. Sui VAO al momento non c'è anima viva in Italia, quindi non ne vale assolutamente la pena. Noi siamo oggi ITARO 1735, partenza Roma Fiumicino, ok? Arrivo Fontana Rossa, dura circa un'ora e 25 minuti circa, più o meno, sì. Sono partenza 16.17, arrivo 17.24, no, sono un'ora e 7, 1 ora e 10, ok? Quindi 1 ora e un quarto, più o meno siamo là. Il livello di volo che terremo oggi sarà di 290. Abbiamo un cost index 43, una media di vento che soffia da 340 a 15 nodi, quindi c'è un tempo assolutamente splendido in tutta l'Italia in questo momento. Qui andiamo a vedere tutte le caratteristiche del nostro carburante, tutti i vari conteggi che portano al totale di 6.109 kg di carburante a Roma Fiumicino, dove siamo in questo momento parcheggiati. Questo è il piano di volo, questa sarà la route. Partiremo per la runway 25 con Pepix 9 Bravo, quindi questa è la carta della nostra partenza, della nostra seed, Pepix 9 Bravo. Ok, e sarebbe in poche parole per la 9 Bravo, fatemi vedere un attimo, abbiamo Sosac, quindi se no ancora meglio Xibri, ok? Quindi Xibri come transition, o Sosac 4 Alpha o 1 Alpha, ora vediamo qua Sosac, ora lo vedremo comunque nel nostro FMC. Probabilmente andremo per Sosac. Ok, quindi questa sarà la nostra departure. Partiamo run 25, dritti per 215, quindi poi Sosac, Konut, flight level 100, e poi ci congiungeremo a Pepix, sempre con livello di volo 100, per poi scendere verso Rotun.
Questo è il quanto. Per le varie spiegazioni, il dettaglio è proprio qui, come vedete qui riportato nella routine session. Eccolo qua, Uxuda One Quebec RNAV, quindi avremo un bel circolo da fare, un bel giretto da fare. Non appena arriveremo a Uxuda, dove sarebbe anche prevista un eventuale holding se venisse richiesto dall'ATC, ci mettiamo in coda e cominciamo a fare tutto sto bel giro con un'altra holding addirittura prevista al libro. Quindi si fa tutto sto bel girettino così, pum 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 pum, e poi l'atterraggio ne faremo probabilmente così, e poi Nasom per l'aeroporto di Catania con la pista 08 che ce l'abbiamo proprio frontale a noi. Le altre spiegazioni le vedete qui. Uxuda previsto l'arrivo al livello di volo 190, espando un pochettino l'immagine così la possiate vedere meglio. Poi ci sarà praticamente Pepe, Boga, Libro, Zucca, Rilpi, Posim, Pabuk, Fefos, sono tutti i punti che andremo poi a vedere. Vedete poi Yoska e Nasom sarà l'ultimo punto e ci metterà dritti per dritti sul nostro ILS. Andiamo ancora negli altri dettagli, scendendo ancora giù abbiamo in analisi tutto i carichi che abbiamo: 157 passeggeri, 2.4 tonnellate di cargo per un payload complessivo di 14.9 tonnellate, quindi abbiamo un carico di 14.9 tonnellate. Zero fuel weight 58.9, ci aggiungiamo i 6.1 di carburante e abbiamo un take off weight di 64.8. Dovremmo arrivare a destinazione con 2 tonnellate in meno, quindi a 62.0 landing weight. Scendendo ancora giù abbiamo nel dettaglio tutti i vari, le varie condizioni del vento, della temperatura punto per punto con le varie coordinate eccetera eccetera, e poi se scrolliamo ancora più giù vediamo anche le condizioni che troveremo meteorologiche per quanto riguarda il volo di oggi, quindi con weather, la situazione a Roma in questo momento è abbiamo un cavo ok, quindi cielo fantastico, 1024 il QNH che lo andiamo subito a settare, 1024 constraint e 10.24 da questa parte. Livello di volo come detto sarà 290, andiamo subito a settare, perfetto così. Nel frattempo posso anche volendo accelerare i tempi e attivare l'APU bleed, attivare la master switches on per l'APU, nav logo lights on e start per quanto riguarda l'APU e crew supply off al momento. Andiamo ancora a vedere altri dettagli. Situazione a Catania, 21 gradi, fantastico. Cavo ok, ci sono 11 nodi di vento da 060, ma li abbiamo praticamente frontali, quindi va benissimo con un QNH di 1022. Se scendiamo ancora giù, vediamo che non c'è praticamente nessun tipo di problematica a livello meteorologico, è tutto fantastico. Questo invece è il vento molto clemente, situazione veramente tranquillissima, dovrebbe essere un volo che non desterà alcun tipo di problema a livello meteorologico. Quindi questo è tutto per quanto riguarda il volo di oggi. Nel frattempo ragazzi direi di prestare la nostra attenzione sul nostro FMC o MCDU al momento. Sul destro andiamo con il flight initials, richiediamo i dati relativi al volo. Alla mia sinistra, al lato capitano, invece abbiamo l'FMCGDU con initial request. Voglio tutta la route qui. Andiamo a mettere tutti i vari dati che adesso dovrebbero arrivare. Esatto, sono arrivati. Andiamo all'allineamento dell'IRS che già è stato assolutamente fatto. Andiamo anche a richiedere il vento. Ok. Nel frattempo andiamo a mettere 43 come cost index, 290 livello di volo, questo è il suono che sentite, è il nostro APU. Il volo di oggi abbiamo detto Itaro, quindi India, Tango, Yankee, mi pare 17.35, 1735. Ok, questo è fatto. Andando nella next page, non appena avremo caricato il tutto potremmo inserire anche questi altri dati. Quello che possiamo andare a fare invece già sono le take off speed,
Quindi andiamo a mettere le take off speed, perché già quelle le abbiamo. Flap sarà probabilmente 1. Sincronizziamo tutti i vari dati. No toga, anti-ice off, pax saranno off. Quindi no, i pax saranno su on. No, i pax saranno su off. Quindi 64 e eccetera eccetera. Abbiamo la temperatura, abbiamo il tutto. Calcoliamo e andiamo ad inserire nell'MCDU, che già in automatico, vedete, lo ha precompilato. Andiamo a questo punto anche a mettere i dati relativi a Catania. Perché? Perché il volo dura meno di dura più o meno un'ora, quindi è difficile che le condizioni meteorologiche possano cambiare in tempo di un'ora. Quindi possiamo andare a mettere tranquillamente i dati relativi a Catania, 06011 nodi, 060/11 nodi. Andiamo poi a mettere la temperatura, che sarà di 21 gradi. Abbiamo poi il QNH, che è di 10.22, baro reference abbiamo 200 piedi, ok? 100 above, minimum. Non è un problema. Poi abbiamo da inserire i vari dati della partenza. Partenza runway 25 per Sosa 5 Alpha, ragazzi. Sosa 5 Alpha. No, no, scusami, non so. Sosa 5 Alpha. Quindi Sosa 5 Alpha, scusate. Sosa 5 Alpha, ok? E abbiamo per l'appunto Pepix 9 Bravo. Confermato ed inserito. Dopodiché scendiamo ancora giù, vediamo, andiamo ad inserire i dati relativi a Catania, quindi atterraggio sulla runway 08, ILS Zulu 08 per, abbiamo detto, Uxuda One Quebec, eccolo qua, Uxuda One Quebec inserito. Andiamo a vedere se ci sono discontinuity. Andiamo a vedere, mi pare che non ce ne sono. Risaliamo per sicurezza a vedere qualcosa. No, non abbiamo discontinuity, quindi tutto a posto, il piano di volo è settato. Per il resto dobbiamo attendere di finire le fasi di carico. Vi faccio dare un'altra occhiata, vedete che qui stiamo ultimando il parcheggio alle nostre spalle, è ancora, ci sono diversi aerei parcheggiati, altri che atterrano, altri che decollano, vedete da questa parte, tutto molto fantastico. Per il resto abbiamo avuto l'allineamento del nostro piano di volo e siamo qui a posto. Ora, un'altra cosa che dobbiamo andare a fare è andare ad inserire, anzi prima dobbiamo aspettare che finisca il carico dei passeggeri, che siamo ancora a 94 passeggeri, non c'è oggi l'animazione dei passeggeri, mi dispiace purtroppo. Però andiamo a mettere anche la carta della ground di Roma per tracciare il sentiero di taxi che ci porterà alla runway 25. Siamo abbastanza vicini, quindi con molta probabilità quello che andremo a fare sarà metterci con il sederino a sinistra e il muso a destra. E andremo a fare molto probabilmente November Golf, November Bravo e Bravo Bravo o Bravo Alfa per la runway 25. Decollo, via, arrivederci e grazie. Quindi sarà molto straightforward, si dice, molto molto easy peasy lemmy squeezy. Per il resto, ragazzi, qua andiamo ad inserire un transponder fittizio, mettiamo il 2000, facciamo che lo abbiamo. Quindi per il momento, ripeto, stiamo volando offline, quindi siamo solamente noi e gli aerei di FSDTL che vedete qua stanno già in mappa, perché ho appena attivato il TCAS che ci segnala la presenza di aerei in volo attorno a noi. Non c'è molto altro che si possa fare in questo momento, attendiamo che si finisca di caricare il numero dei passeggeri che sta aumentando di volta in volta e poi siamo ready to go. A tra pochissimo. La partenza è prevista tra esattamente 10 minuti, noi come vedete stiamo ultimando le fasi di carico di boarding dei passeggeri, perché già il carico l'abbiamo fatto, anche quello del carburante, secondo me possiamo anche chiudere i vani. I vani cargo, i vani bagagli, quindi possiamo andare direttamente nella page iniziale e andare a chiudere forward e lefty cargo e si vanno a chiudere, come vedete è fantastico. E allora va via il fingers, ciao mio caro, siamo ready per il pushback e io sono ready per te, ok? Allora abbiamo detto, signori, culo a sinistra, muso a destra, andiamo all'accensione delle seat belts.
Fuel pumps on. E ci siamo. Allo stai. Bello. Bello questa, ragazzi, è fantastico. Facciamo una bella fotografia. Yeah. Meraviglioso. Io direi anche di fare la seguente. Forse mettiamo il caso che mettiamo schermo intero. Ora vediamo. Nel frattempo compaiono altri aerei, perché sono schedulati a determinati orari. Ogni ora, vedete, in ogni posto preciso vengono piazzati gli aerei, per come sono nella realtà, ragazzi. Peccato che non ti dice, se tu ci clicchi per esempio ti potrebbe dire dove vanno, però te lo dice il programma esattamente qui, vedete? A319 che sta andando da Roma qui a LFLL. Allora sì, abbiamo detto culo a sinistra, muso a destra. Allora, nose left, nose right. Ok, rilasciamo i parking brake. Commencing push. All engines clear. Started with... Beacon lights on. E stiamo muovendo. Signori, allora, engine mode start selector. Ignition start. Ehi, che stiamo a fare? Che stiamo a fare? Che sono sti movimenti? Ehi, mi stai battendo a sbattere! Andiamo così a sbattere! Crivio! Già momenti di panico prima del volo. Il nostro tow è impazzito completamente. E allora, attivazione dell'engine number 2. Let's go! Bello. Bello, molto bello. Tutta molto bello. L'unica cosa, la sapete cos'è, che non mi piace? Queste ombre fatte così non mi piacciono proprio. Sono di un irrealismo totale proprio. Ma mi sa che c'è un modo per risolverlo, Lo troverò, ragazzi. Non vi preoccupate. Airbus A320 Airbus. Thank you. Woo. Raggio di sole. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. To illuminated signs and crew instructions. Engine number 1. Procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets and the brace position. When you hear brace, brace. E allora, ci siamo, comandante. Risettiamo sti parking brakes. Set parking brakes. Yes indeed. Thank you. For your confirmation for good engine start. Ma sì, direi che gli engine stanno partendo in maniera molto interessante. We have a good engine start. You can disconnect. Tu puoi discotec. Allora andiamo a togliere intanto, andiamo a mettere qua su auto. Ci siamo. You can discotec. Bella. E allora, flaps 1. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. Guardate l'immagine dei circuiti. Bellissimo. Questi si chiamano pipes. Bellissimo. Ci siamo. E allora, siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Single on the right. Left is clear. Right is clear. Right is clear, yes. Abbiamo un EasyJet, abbiamo un Air France. Allora, pronti signori? Aspettiamo che il comandante qui, il signor Tow, ci molli. Noi nel frattempo andiamo ad immettere i brakes on max, andiamo ad immettere i spoilers on arm, l'ignition start mode selector on normal e ci siamo. I motori sono tutti e due belli allineati e coperti, possiamo quindi andare a switchare su off l'APU bleed e l'APU. Nel altro frattempo abbiamo le seatbelts on, non dobbiamo dimenticare i vari dettagli importanti perché sono punti importanti e pesanti se dovessimo ciccare qualcuno di questi. Have a good trip. Possiamo attivare le luci taxi. Taxi, eccole qua. E signori, direi che possiamo muovere prima che questo Air Europa ci uccida. Andiamo prima che ci arrivi addosso.
muoviamoci. Questo ci sta arrivando addosso senza neanche curarsi di noi. Ecco, questa è una cosa che per esempio dovrebbero sistemare sull'FSDTL. Quando ci sono io, quando c'è quindi l'operatore, cioè, dovrebbero fermarsi. Va bene, comunque dovrebbero desistere. Allora, seguiamo il sentiero dorato. Abbiamo Heidi nel mondo di Oz. Ok, abbiamo detto November Golf dritto di fronte a noi, quindi non ci possiamo sbagliare. Non dobbiamo superare i 25 nodi. Ok, importante. E ci siamo. Aeroporto. Oh, attenzione qui. Fermo, perché possiamo andare in collisione con questo Air Baltic. Tra altre cose, altra bella compagnia, la Air Baltic, ragazzi, eh? Compagnia che opera nella zona nord-est dell'Europa. Quindi ci sono belle tappe tipo Tallinn, insomma, zone Lituania, Estonia. Molto interessante l'Air Baltic, zona del Baltico in generale. Qualche capatina in Russia la fa pure. E noi potremmo poi approdare in queste compagnie. Io avrei questo immenso piacere. Voi non lo so, ragazzi. Comunque, seguiamolo. Vediamo dove ci porta. Noi siamo su November Golf. Abbiamo una coda dietro di noi. Roma e Payware, ragazzi, quindi aeroporto fatto discretamente bene. Lo potete trovare sul marketplace di Flight Simulator. Noi dovevamo partire 4 minuti, 5 minuti fa, eh. Siamo un po' indietro, eh. Indietro sulla tabella di marcia. Guardiamo a sinistra che sia tutto a posto, lo vediamo da qua. Che non ci sono aerei alla nostra sinistra, midi. E allora ci andiamo ad immettere adesso su Bravo, sempre da November. Seguiamo l'Air Baltic che sta andando esattamente dove dobbiamo andare noi. E ci siamo. Take off configuration, it's ok. Tested. Tutto molto very nice. E siamo adesso su Bravo. Tempo di altri aerei che decollano. Un altro Italia Airways. Yes. Non si sa dove sta andando. Poi prendono queste strade così alternative. Questa è un'altra cosa che dovrebbero fissare, secondo me. Siamo quasi all'holding point. Esattamente dove vedete quell'aereo là. Holding point, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ok, allora, pedaliera settata, inserita. Attenzione a questo Air Baltic che sta rallentando. Un altro Air Baltic? No, quello è un Vueling, la nostra compagnia precedente, ragazzi. Quella che è durata praticamente Natale Santo Stefano. Tre boglie è durata. Va bene. Allora, noi ci andiamo a mettere a sto punto su Bravo Alpha, visto che lui sta mettendosi su Bravo Bravo. E ci piazziamo subito dietro di lui. Partito il Vueling. Ok, siamo su Bravo Alpha. E attendiamo.
Vediamo che l'Air Baltic faccia il primo passo. Questo è, che cos'è, un E319? No, è un Boeing. No, questo è un Embraer, ragazzi. Ebbene sì, è un Embraer questo. Muso lungo, distaccato, lo riconosci subito. È un Embraer. Che faccio? Parto io o parti tu? Io sono già in ritardo, fratello. Ho parking brakes. Ti muovi tu o mi muovo io? Perché sennò arriva quello lì da dietro che ci fustica. Mi pare che si muove lui. Allora, abbiamo aerei che atterrano? No. Sì, questo è un Ryanair, un Boeing 737-800 che però sembra essere partito, ma non si sa da dove. Oh, amico! Che fai? Sta arrivando tutto l'esercito! Mi muovo io? C'abbiamo anche un altro 738 dietro di noi, che ha tutte le intenzioni di incularti, fratello. Con molta calma, ecco, questa è una distanza poco di sicurezza, direi. Qua c'è collisione. Perfetto, attenzione, guardate come sta nascendo un figlio, un parto. Un parto al contrario, vabbè, sono tutti quanti, si sono tutti inculati, dai. Vabbè, vado io o vai tu? Vabbè, va. Vado io, va. Ma mi sta dando che vuole andare lui. Ma è con molta calma? Vabbè, va. Parking brake released. Allora, che intenzioni hai? Ah, ok, oh, bravo. Bravo. Però dopo mi ci metto io, eh? Non è che posso far passare tutti. Ma questi qui da dove stanno arrivando? Vabbè. Allora, signori dell'Air Baltic, partiamo subito? Facciamo un decollino sportivo? Dai, vai che mi allineo. Ok. Allineamento e copertura. Landing lights on, strobo lights on. Andiamo di runway lights on and take off lights on. E ci allineiamo. Anche se dovevamo aspettare che decollasse, ma se ci mettiamo ad aspettare passa pure l'altro e abbiamo finito. Amico mio, prima vado io, poi vieni tu, va bene? Vado prima io, Non te la prenderà male. Aspettiamo il Baltic qua che abbandona la pista. E allora, state fermo là, io ti vedo. Ti vedo anche da qua, guarda, ti vedo anche da qua. Ti sto vedendo anche da qua, ti seguo gli occhi, Seguo gli occhi. Allora, il Baltichino ci spunta sul radar? Dovrebbe spuntare sul radar. Non lo vediamo più. Dovrebbe spuntarci sul TIGAS, ragazzi. Strano ma vero. Va bene, siccome mi sono rotto le balle di aspettare, direi che possiamo andare. Allora, siamo pronti? Signori, fuoco alle armi. Side stick giù. SRS alive. Let's go. Ora è spuntato sul TIGAS. 80 knots, side stick on idle. Siamo. E one and rotate. Positive rate, gear up. Ciao Roma. Se vede, Mauro.
prossima, Roma! Concentrazione, ragazzi, perché se superiamo qua i 2000 piedi al minuto ci incula il system. E allora mettiamo tutto sul mirino. Level change, climb mode, selected. Flaps up. Aereo ancora in mano nostra. Brakes off. Virata a sinistra. Stiamo salendo troppo ripidamente. Cerchiamo di abbassare un po' il rateo. Ok, ora ci siamo. Bello. Autopilot on. E allora, sguardino da fuori, salutiamo Rome. Hi Rome. There we go. Nice. Destination Catania, we're coming. 5000 piedi, stiamo salendo un po' troppo ripidamente secondo me. La cosa invece l'aereo lo dovrebbe sistemare. Salita a 5500 piedi al minuto non va bene. Infatti direi di abbassare un po' ste pretese. Fai 3000 piedi al minuto, quello già va meglio. Ok, Q&H standard. That's good. Già il radio va molto meglio. Signori, sul Tirreno stiamo volando. Allora, abbassiamo un po' il radio anche per consentire all'aereo di accelerare. Infatti vedete che adesso la velocità sta aumentando. E con un radio troppo alto tendiamo a diminuire la velocità e addirittura rischiare anche lo stallo. 5500 piedi al minuto per un Airbus non esiste proprio, manco se era il Concorde. 2500 già ci sta. Ok. Bene così, infatti la velocità sta finalmente aumentando. Bello, tutto molto bello. 9000 piedi, signori. È la costa del Lazio. E allora, prossimi 10000, signori, mi raccomando, dobbiamo spegnere le luci landing, è importantissimo perché altrimenti arrivano punti di penalizzazione e noi vogliamo un altro 100. Mancherebbe altro. 9-8 9-9 20-40-60-80. Landing lights off, takeoff lights off, runway lights off, seatbelts off. Ora siamo tranquilli, signori. Possiamo fare tutto quello che vogliamo, compreso anche disarmare gli spoilers e uscire fuori. There we go. Italy Airways, ladies and gentlemen, il primo volo ufficiale nel canale con la ITA, la nostra compagnia di bandiera. C'è grande emozione, signori. C'è grande emozione. E allora, come al solito, visto e considerato che siamo offline e che siamo tranquillamente oltre 10000 piedi, io vi direi di sweepare direttamente e ci vediamo quando inizieremo la nostra discesa verso Catania. See you later! Bye! Bello, eh? Come potete ben vedere, signori, di fronte a noi abbiamo le Eolie, la Sicilia, l'Etna che già si vede da qua. Siamo quasi pronti per la discesa verso Catania. Ed io già ho impostato la carta praticamente dell'arrivo, perché tra poco noi spunteremo qua.
Quindi prepariamoci al meglio. Intanto già ho messo l'190 come punto principale, perché a Uxuta è previsto 190, come vedete anche qui riportato da carta. Ok, flight level 190, 240 nodi, importante anche questo. Quindi andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Dopodiché dobbiamo scendere a flight level 110, 7000 da boga al libro, e poi 6000, 5000 e poi 5000. Atterriamo praticamente, dovremmo essere pronti per l'ILS per a 210 nodi per Catania, la mia città, signore, la città dell'Etna. Ladies and gentlemen, qui a sinistra abbiamo le isole Eolie. Noi al momento, vi faccio vedere la situazione, come FPS abbiamo 43 FPS, però ragazzi abbiamo praticamente quasi tutto sparato al massimo, quindi ci può anche stare, signore. Anche se io dovessi cambiare in questo momento, cosa che non faccio, dovessi cambiare, perché in questo momento ho il LOD, mi pare a 200, vediamo se è vero, dovrei avere l'LOD a 200, sì, anche se io lo cambiassi in questo momento a 350, perderei al massimo 5-6 FPS. Però perché cambiare? Non ha molto senso. 200 va benissimo. Quindi vediamo un attimino di fare le cose per bene. Questo sarà almeno la settima, ottava volta da quando faccio simulazione aerea che atterro a Catania. Non tanto, non sono tante volte. Perché mi piace variare, ragazzi. Mi piace andare in diversi posti, non andare sempre negli stessi posti, ragazzi. Gente, io sono di Perugia, quindi volo e atterro a Perugia. Ma contento tu? Io no. Io sì, ho fatto partire in passato dei tour proprio da Catania, ma dovevo essere base di arrivo, di partenza e base di arrivo. E basta. Quello era il, diciamo, il massimo. Allora, come vedete, signori, Uxuta di fronte a noi, Pelen, punto di svolta per la nostra discesa. Dobbiamo scendere 10.000 piedi. Okay. Mi auguro che questa discesa sia delicata e non sia come abbiamo fatto la salita, 5.500 piedi al minuto. Vediamo. Ci aspettiamo un altro 100, Le condizioni meteo, come vedete, sono perfette. Perfette, è arrivata l'estate in Italia. Meraviglioso, 21 gradi, una meraviglia. Non c'è freddo, non c'è caldo, si sta perfettamente. Praticamente è Bristol ad agosto, più o meno. Va bene, siamo pronti, va bene, bene. Se Lipari. Siamo pronti. Iniziare questo LNAB, siamo a 300 nodi ragazzi, quindi ora dobbiamo anche diminuire la velocità, infatti io direi di scende, diminuire intanto a 270 nodi, anzi fare anche 260 nodi, e di intanto aspettare la che scendiamo a 200, anzi fai 200 direttamente, 240 nodi. 150 va benissimo. Dopodiché inizia ufficialmente la nostra discesa per Catania. Infatti vedete, stiamo inclinando. Dobbiamo sì settare la velocità, allora, in base alle disposizioni immesse nel computer di bordo. Noi abbiamo forzato la velocità, ok, e quindi ci sta dicendo di fare il setting gestito da noi della speed, perché qua dovevamo essere a 320 nodi, poi arrivare a 290, poi al libro 250 nodi. Io invece sto forzando un po' la discesa, cioè la velocità, e l'ho abbassata già a 250 nodi, anche perché poi non mi piace dover diminuire la velocità drasticamente, utilizzo di spoilers eccetera eccetera, insomma rischiamo che con il simulatore, nella realtà no ovviamente, col simulatore, che non mi faccia diminuire la velocità per tempo. E allora abbiamo iniziato la nostra discesa, ragazzi, siamo pronti. Niente, ancora c'è luce, anche da dire questo, sono le 6:20,
previsto infatti era 17, era 6 e 30, sì, 6 e 35, se no 6 e 17, 19, era previsto alle 19, 18 e 30, sì, 19 e 45, quindi dovremmo esserci. UTC ovviamente, eh? UTC ragazzi, perché infatti vedete qua sono 17 e 19 UTC, che poi in realtà dovrebbe essere 19.45 UTC. Quindi se io dovessi ora aumentare qua, sono le 7.20 praticamente, ok? Il tempo è sempre UTC, quindi no, abbiamo sbagliato, doveva essere 19.45 UTC. Infatti se io adesso dovessi cambiare, mettere 17, 18 e 30 UTC, fermi una cosa, vediamo, infatti diventa completamente buio, no vabbè, lascia stare così com'è. 19.25, no, era e 20, era e 20, vabbè, poco cambia, non ha importanza, dai, l'abbiamo portata avanti di 5 minuti così vediamo bello, luci del tramonto fuori di noi, guardate che bellezza, signori, che bellezza, l'Etna non è assolutamente innevata, ancora un po' di neve c'è sull'Etna, dovevamo fare meglio. Però in compenso il mare è fantastico. E io una foto gliela scatto lo stesso. Tac. Ok. L'aeroporto è qui. Ma noi adesso cominceremo a fare tutto sto bel giro. Destro, sinistro, destro, sinistro. Ok. A Uxud dovevamo essere praticamente. Infatti vedete dove siamo? Esattamente dove dobbiamo essere, ladies and gentlemen. Allora, 110 a 110 dovremmo essere praticamente a Boga. A zucca. A zucca dovremmo essere a 110. Infatti qui è sbagliato, quindi cominciamo a metterlo giù di velocità, 240 nodi. Voga 220, quindi vai 230 nodi. E poi vertical speed, facciamolo intanto scendere, esattamente a zucca, a 110 a zucca. Usciamo fuori gli spoilers, there we go, acceleratina perché non ci sta male. Carburante a bordo 3660 kg, perfettamente corretto, andando verso Boga, siamo 10.000 piedi sopra dove dovremmo essere. Allora, a zucca noi dovremmo teoricamente stare tra gli 11 e i 6.000, ok? Con 230 nodi di speed, che è quello che abbiamo in questo momento, quindi ci siamo. Zucca infatti è previsto 110. Bella. Prime luci della sera. Bellissimo, pale eoliche. È un'immagine molto realistica questa, ragazzi, eh? I colori sono quelli, il paesaggio è quello, splendido tutto. Splendido tutto.
Vedere anche questa impalcatura qua. Bello. Tutto molto bellissimo. Sembra che siamo fermi. Invece non è così. Sì, lo so che abbiamo gli spoilers out, è normale. Ora li possiamo anche retrarre. Armare. Però poi vedete, la velocità aumenta. Perché? Perché stiamo scendendo un ratio che non, l'aereo non riesce a mantenere. Quindi se io invece gli riesco nuovamente gli spoilers, vedrete che la velocità si arresta. 220 nodi, ragazzi, eh? A zucca. Questa, ragazzi, vi giuro, è la prima volta che faccio un RNAB a Catania. Io non l'avevo mai visto ancora l'RNAB a Catania. Quindi probabilmente lo hanno inserito da poco, questo RNAB a Catania. Anche se ormai comunque utilizzeranno un po' tutti gli RNAV. È un modo per gestire meglio il traffico, ok? Ed è anche un modo easy per l'aereo. Easy non direi, perché c'è un consumo di carburante non indifferente, perché fa questo giro largo, insomma è un po' uno spreco di carburante, però l'aereo scende con molto più controllo, meno stress, direi, più che altro. Allora, andiamo a 220 nodi. Flaps 1. E poi dovremmo scendere a Pabuk, Rilpi, Posim. Osim dovremmo essere a 9000. Andiamo a settare i 9000 di Posim. Diminuendo il ratio di discesa, perché ci siamo. È bellissimo di fronte a noi l'Etna, signori. Foto. Tac. E ora un'altra volta ritorneremo indietro. Io farei un taglietto a questo punto. Andrei direttamente, signori, a Pabuk, che ci dobbiamo arrivare a 8000 a Pabuk. Quindi farei un bel direttino per Pabuk. Diciamo meno di stress per l'aereo. Tanto ci arriviamo tranquillamente. Gestibilissimo. Lo so che abbiamo gli spoilers fuori. Infatti vedete, stiamo facendo qua questo taglio. La zucca a Pabuk. E io ve ne faccio dono. Bellissimo, ragazzi, fantastico, fantastico. Che ve lo dico a fa. Prossimi 10.000, signori e signori della corte, mi raccomando. Dobbiamo andare a mettere luci landing. Cinture di sicurezza. Nodi. E abbiamo, signore, la penultima virata. Prossimi 10.000. Esattamente. Landing lights on. Seatbelts on. Brakes on low. Scendiamo a 5.000. Anzi, facciamo direttamente
4.000 e non ne parliamo più. 200 nodi. Cominciamo a mettere un po' di indicazione per l'ILS, che ha 21 nodi in allontanamento al momento, ovviamente perché siamo andando dalla parte opposta. Vediamo un po' di luci. Siamo accessoriati, ragazzi, siamo accessoriati. Nodi, dovremmo essere a 210, però va bene lo stesso. E ci siamo. Pronti per l'ultima, la penultima virata. Un giro giro tondo. Andiamo a mettere il Q&H 1022. Settato. Ed ecco qua la nostra penultima virata. Come vedete, adesso è scomparsa la distanza con l'ILS perché abbiamo superato le 25 miglia. Ora, appena ritorneremo a 25 miglia, vedrete che ricomparirà. Nel frattempo, regolarmente, noi stiamo scendendo e stiamo facendo il tutto con una pulizia paurosa. E ci apprestiamo adesso ad effettuare la nostra ultima virata, che ci porterà dritti dritti alla pista 08 dell'aeroporto di Catania. 5.000 piedi per noi, signore. E allora, come invece qua siamo messi? 5.000, va bene, 6.000, va bene. Va bene. L'aeroporto, signori, eccolo lì. Cinquemila piedi raggiunti. Spoilers armed. Ed eccoci. Allora, ora dobbiamo andarci ad allineare, ovviamente. Scendiamo a 190 nodi e andiamo di flaps 2. L'aeroporto è di fronte a noi. E allora, io qua non sto vedendo più però la distanza, però adesso dovremmo andarci ad allineare tranquillamente. Andiamo ai 3.000 a sto punto. Ci sta mettendo però un pochettino storti. Dovremmo, io mi fido dell'aereo comunque. 180 nodi and approach phase, approach, scusatemi, activated.
Localizer intercettato. Dovremmo esserci. 23 miglia, perfetto. Chat. In attesa del glide slope. Io non sono sicuro. Ah, ma ecco dov'è la pista, ragazzi. No, no, giusto è. Sì, sì, corretto, corretto. 3000 piedi raggiunti. Dovremmo allinearci. Ma secondo me non sono veritieri sti 21 miglia, raga. Mi sembrano di meno. Sembrano di meno, ragazzi. Ma comunque, raga, vedete che questa non è Catania, eh? E l'aeroporto è qua davanti. Ecco perché. Questa è Sigonella, ragazzi. Sì, quella è Sigonella, ladies and gentlemen. Siamo a 190 nodi. Sì, 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 quella è Sigonella, ragazzi. Siamo scesi un po' presto ai 3000. Qui dovevamo essere intorno ai 5000. Perché ho confuso praticamente Sigonella con Catania. Catania praticamente ce l'abbiamo qua davanti, sarà. Ancora non la vediamo, perché siamo effettivamente a 17 miglia. Qui dovevamo essere, infatti ora dovevamo essere intorno ai 3000 piedi. Infatti la pista, eccola qua. Siamo alti, cioè siamo bassi, scusatemi. Ora è inutile che mi rialzo, ragazzi, perché ormai siamo praticamente in procinto della distanza giusta per i 3000 piedi. Però ho confuso Sigonella con Catania, ragazzi, ve lo ammetto, ho sbagliato. Ci mancherebbe altro. E me ne sono accorto perché Sigonella ha due piste, Catania ne ha una sola. Quindi ero convinto che fosse questa Catania, invece no, questa è Sigonella. Poco male, perché comunque siamo a 3000 piedi, ragazzi, non è che siamo a 1000 piedi che dici stai sorvolando le teste della gente. No, siamo comunque a distanza abbondantemente più di sicurezza. Solo che rispetto al glide in questo momento noi siamo bassi, che se no voi non lo vedete, ma ci sono tutte e quattro le luci rosse, le luci papi, vedete? Qua attorno, se io torno indietro le cominciate a intravedere, sono tutte rosse, perché siamo bassi. Tra non molto però non lo saremo più. Man mano che ci avviciniamo avremo la distanza corretta, e quindi infatti ancora non abbiamo intercettato il glide. Infatti siamo ancora a 13 miglia. Io ero convinto, ripeto, che fosse quello Catania. Ho sbagliato. Oh, e so di Catania, attenzione ragazzi, ci sono atterrato meno o meno 7-8 volte qua a Catania, quindi vedete che man mano che ci avviciniamo è come se noi stessimo andando più alto rispetto all'aeroporto. Infatti noi praticamente ci stiamo cominciando ad alzare. C'è un aereo che praticamente ha quasi 2 miglia da noi, che non ha intenzione assolutamente di atterrare, che è questo qua, e deve atterrare prima che atterriamo noi. Infatti ora diminuisco la velocità, vado a 180 nodi, perché siamo comunque prossimi ai 10 miglia nautiche. Qui comincio a mettere, vediamo come siamo allineati, siamo perfettamente allineati. 10 miglia nautiche adesso, infatti vedete che ci stiamo allineando al diamantino, e il glide adesso è stato preso. Infatti se noi adesso vediamo, abbiamo già una luce bianca e una rossa, tra non molto diventeranno due bianche e due rosse, perché saremo perfettamente allineati. Hai visto? Tac, due bianche e due rosse. Ora ci siamo, e allora runway lights on. There we go. Qui abbassiamo un po', ok, perché io così ci vedo più chiaramente. 180 nodi. 3, flaps 3. Yes, my friend, there we go. Ci cominciamo ad allineare. E allora, questo è il primo atterraggio in notturna che facciamo assieme, questo canale. Sarebbe bellissimo fare un atterraggio invece a New York in notturna. Oppure a Tokyo. Tokyo sarebbe fantastico! Ci arriveremo, ci arriverò io con il mio tour.
faremo un bel atterraggio a Tokyo, ragazzi. Sarebbe fantastico. Allora, 7 miglia nautiche, signore, andiamo di velocità di landing. Velocità di landing. E ci siamo. Siamo pronti per scendere il carrello. 6 miglia nautiche, pronti. Gear down, guardate che bellezza. Gear down, gear down. Carrello giù. Flaps full. E abbiamo tutto settato per l'atterraggio. Siamo pronti. Ok. Abbiamo raggiunto anche la velocità corretta. Siamo allineati. 1500 piedi, pronti per disattivare il pilota automatico. Cosa che farò tra esattamente 2 secondi. 1 and 2. Autopilot off. Fire airplane. One time. Checked. L'aereo mi sta andando, ma perché quando disattivo il pilota automatico l'aereo mi tende ad andare verso una direzione, mi si disallinea, non capisco. Lo devo recuperare, con tutto che non abbiamo vento, ci sono 6 nodi frontali, cioè non è che c'è vento. E vedete, mi si va a stoccare da tutt'altra parte, non capisco. Mi stai fermo allineato, per favore, grazie. Prego. Checked. Ora siamo un po' alti, recuperiamo. Ora siamo giusti. There we go. La tangenziale. Light slow. Yes, indeed. 40, 30, 20. Retard. Via manetta. 10. Perché mi si stocca? 5. Touchdown, non capisco, ogni volta mi fa sto gioco, sto cazzo di aereo. Con tutto il side stick se ne va a fanculandi a destra, non capisco perché. Comunque, signore, l'atterraggio è morbido, senza ombra di dubbio. Liberiamo alla prossima. 60 knots, manual brake, the sail. Signori, benvenuti a Catania Fontana Rossa. Usciamo e liberiamo a sinistra, ovviamente. Ho la pedaliera molto, ma molto, ma molto sensibile, signore. Flaps up. Push runway off. Push taxi on. Push strobo off. APU on. And there we go. Ah, Catania, signori, welcome back home! Welcome back home! Brakes off! Allora, volete sapere quanto abbiamo toccato? Secondo me abbiamo toccato molto morbidi. Abbiamo toccato morbidi. 240, neanche tanto, però è ammissibilissimo, quindi non dovremmo avere alcun tipo di problema. Sapete perché? Perché ho fatto praticamente la flare un po' troppo in ritardo. Cioè, al... si deve fare generalmente al 20. 25. No, che cazzo! La velocità, porca puttana. Ero arrivato a 26 nodi. Porca la miseria. Facciamo attenzione, io mi stavo già distraendo. E... speriamo che non lo conteggi.
non dobbiamo superare i 25 nodi. E ho alzato un po' dopo, sotto il 20. Se no avremmo toccato meno 180, meno 190. Comunque va bene, ci siamo, rientriamo assolutamente nei limiti del 100. 100. Oh, st'aereo però va veloce per i fatti suoi, eh. Ti dico di rallentarmi, vai veloce. Allora, vediamo che parcheggio possiamo trovare. Se c'è posto. Aeroporto di Catania, signori. Questo è payware pure. Quanti soldi sto uscendo? Non avete idea. Questi simulatori avrò uscito una fortuna. Cominciamo a rallentare. Allora, vediamo dove ci possiamo andare ad accomodare. Che ne pensate? Anche qui va bene? Ma sì, ma sì, ma sì. Al 331. Mi piace come numero, bel numero. Bella così. E allora, segui il sentiero dorato. No, un po' più avanti, un po' più avanti. Vabbè, un goccino più avanti. Un goccino, non ti stoccare tutto quanto. Va bene così. Step, 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 step. Virus. Allora, grazie per il finger, per favore. Potete provvedere? Non per noi? Va bene, allora, taxi lights off. Engine off. Beacon lights off. Seat belts off. Yes, thank you. Yes, lo sta facendo in automatico. Fai tutto in automatico, grazie. Dopodiché andiamo di fuel pumps off, external power on, adhers tutti off. Arrow stai. Vabbè, qua ora le possiamo accendere le luci dim. Ok, 1, 2 and 3. That's ok. Andiamo di EPU off, ovviamente. Batteria 1 and 2 on, off. Nav lights off. Allora, vediamo un attimino la situazione del boarding. Yes indeed, come vedete tutto si opera. Volete sapere quanto abbiamo fatto? Ve lo dico subito. Non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere. Il volo è stato submitted. Speriamo che non ci ha cagato il cazzo con la velocità, che per un microsecondo l'ho passata di 25. Vediamo. Allora, logbook 1, 2, 3. 100, 100. Un altro 100 a casa, signori. E allora, 80 di esperienza, stiamo prendendo punti a gogo da tutte le parti, però sti punti esperienza vorrei capire a che cosa sono dovuti. Allora, vedete, noi qua siamo scesi quando e siamo arrivati a 3000 piedi, abbiamo varcato tutta questa zona qua quando dovremmo essere ancora qui a 5000 e poi scendere piano piano. Invece abbiamo anticipato di qualche miglio la nostra discesa, siamo arrivati a 3000 piedi, però vabbè, alla fine eravamo sopra, ovviamente, e avevamo mantenuto comunque la distanza di sicurezza. Per il resto qua tutto pass 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 pass, abbiamo fatto tutto benissimo, insomma, siamo soddisfatti, direi. Ragazzi, Catania, che ve lo dico a fa, signori. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo volo. Godetevi l'Etna. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao, ciao.